Bene, registrazione avviata, Presidente. Procediamo all'appello. Bene. Allora, signori, buongiorno. Procedo all'appello della seduta numero 153 di oggi, 11 agosto. Sono presenti i consiglieri Argiroffi. Presente, buongiorno. Caronia, assente. Ferrara. Presente. Gentile, assente. Melluso, assente. Russo, presente. Presente. Antillo, assente. Presidente, siete presenti e tre consiglieri, compreso lei. Constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. E allora, invito la segreteria a formalizzare la richiesta per giorno 23. Allora, comunicazione intanto per alla segreteria per quanto riguarda l'apertura dei lavori per il giorno 23, quindi fare un'integrazione e chiediamo che contemporaneamente la disponibilità da parte di un'unità per la registrazione del verbale della seduta del giorno 23. Quindi doppia comunicazione, riapertura di giornata di commissione. I motivi quali mettiamo? La necessità, Giulia, glielo vuoi così nel verbale? La verifica al primo giorno utile sulle istanze avanzate per i finanziamenti di cui all'avviso del Ministero dell'Istruzione. Perfetto. Poiché mettiamo chi dobbiamo invitare? Sicuramente la Rimedio. Marano, Rimedio. Rimedio, Marano e la Vallone, che mi è sembrata quella più sul pezzo di tutti. Compatibilmente alla loro certo. Disponibilità, chiaramente. Noi li invitiamo tutti. Se vogliamo verificare la disponibilità degli invitati, sicuramente abbiamo bisogno dell'assessore Marano, dell'assessore Sala, del funzionario Vallone, e poi c'è Fiasconaro. Quelli che abbiamo invitato domani, giusto, in aula? Quelli, sì, esatto. Forse non abbiamo bisogno della Presti Giacomo, non lo so. Comunque già noi dobbiamo fare partire oggi questa richiesta, ma lei che domani mentre siamo in discussione possiamo comunicare che ci saranno dei lavori per quanto riguarda questa tematica. Dice mentre siamo in consiglio, giusto? Domani come sì, lo dobbiamo, è chiaro, perché domani noi apriamo il tema. Come ci sono, se sì. Magari ci dicono non vediamo nessuno, perché magari oppure sì, però Mimmo, mi devi perdonare, loro non ce lo possono dire. No, tu hai ragione, però troveranno qualcuno, tu mi insegni, sì, che al loro posto venga a fare un doveroso resoconto, visto che ti ricorderai che la Marano, che non è venuta, è sempre in ferie, lo so, è successo l'ira di Dio, va bene, e che e poi si va in escandescenza perché mancano le persone, poi succede. Sì, però io lo dico qua, che adesso siamo in registrazione, per me è offensivo che la Marano si prenda le ferie ad agosto, perché ci ritroviamo. Giura, non offendersi, domani non potrebbe capitare Mimmo, a te di essere assessore. Mimmo, allora, se uno lo fa bene, la scuola apre ogni anno a settembre, non è che è un caso eccezionale, lei si ritrova ogni anno ad agosto con un casino. Le ferie d'agosto, Giulia, per favore. No, Mimmo, ma scusami, ma lascia sempre il disastro e se ne va in vacanza, o si organizza in modo che non lascia il disastro, oppure in vacanza non ci va, la scadenza è il 13 di no, perché Mimmo, chiunque di noi avesse... Scusami, io Presidente, non ci sarei andata in vacanza. Ma assolutamente d'accordo, ma perché io sono straconvinto che anche lei, Presidente, se fosse assessore, ma non alla scuola, che banale vuole dirlo, ma a qualsiasi cosa, il suo mandato lo farebbe a tempo pieno, senza sosta e senza ferie, ma non ho dubbi.
ma perché un assessore può andare in ferie una settimana, può andare in ferie 15 ma nel momento giorni. Più caldo lei se la può prendere la non ferie parliamo, la non parliamo delle... Sindaco di Palermo, le comunico che il sindaco di Palermo è in ferie. Sì, però Mimmo, ho capito, lui se va in ferie in qualsiasi momento dell'anno è lo stesso, ma lei ha una scadenza che è il 13 agosto e l'anno scorso era uguale ed è una scadenza delicatissima. Le scuole sono un disastro e partono il mese dopo, quindi lei ad agosto non ci può andare, ci va prima, ci va a luglio, non so che dirti, ma non ci va la settimana clou. Comunque, giusto per rettificare, nessuno di loro, scusami presidente, giusto per rettificare, nessuno di loro ha diritto a ferie, al massimo possiamo dire che se ne sono andati in vacanza. Ferie non ne hanno diritto, non ne maturano gli assessori ferie, al massimo quelli sono i lavoratori, al massimo se ne vanno in vacanza, quindi se sono da qualche parte sono in vacanza, non sono in ferie. Saranno in vacanza. Io se mi fossi trovato nella condizione di essere assessore, sicuramente per senso di responsabilità le cose me le sistemo prima di potermi consentire una settimana di vacanza, come è giusto chiamarla. Ma è questione di organizzazione, non è che è detto perché uno è assessore allora si deve immalare. Hai ragione, ma siccome la situazione è molto delicata, lei il 23 riesco a programmarmi le cose nella maniera dovuta, posso andare a consentirmi. Perfetto, non mi sembra che lei l'abbia fatto. Si vede che non hanno fatto quello che era giusto fare. Noi non possiamo criticare il fatto che... Sì, Mimmo, però quando tu dici, vediamo se ci sono... Scusami, il 23 è il primo giorno utile, dopo la chiusura dell'avviso, lei si stacca da dov'è, si mette un attimo al telefono e ci dice abbiamo presentato istanza per questo, questo e questo finanziamento. Non può dire che non lo può fare perché è in vacanza, perché veramente è offensiva dire una cosa del genere. Domani in aula le verrà rappresentata in questa maniera. Noi oggi avanziamo delle proposte e ci facciamo fare un aggiornamento e chiediamo di averne uno post chiusura dell'avviso il 23. Lei si troverà il modo a incastro per fare la persona seria e darci le risposte che noi nel pieno svolgimento del nostro ruolo chiediamo. È banale. Ma secondo me non ci sarà nessun problema, perché ribadisco, giorno 23 è un giorno lavorativo ad una settimana di distanza dal Ferragosto, quindi io sono convinto che problemi non ce ne saranno. Io credo poi che non so se noi abbiamo già, abbiamo fatto un elenco di temi da affrontare. Non li abbiamo esauriti tutti, ma secondo me alla ripresa, almeno io ve lo propongo, mi piacerebbe affrontare il tema dell'AMAP, perché a me queste dichiarazioni di oggi di Di Martino, che non sono solo di oggi per carità, io speravo che lo dicesse una volta e poi stesse zitto, questa cosa del caldo è inaccettabile, è quella della bolletta dell'AMAP, apre un mondo, perché se si può fare in automatico una riduzione per il mancato servizio di approvvigionamento idrico di acqua potabile, automaticamente si fa anche per il mancato servizio di depurazione. Tra l'altro noi l'avevamo lasciata in sospeso questa, o mi manca un pezzo e vi chiedo a voi, una volta loro sono venuti, ancora eravamo di presenza, sì, forse sì. Poi gli ultimi giorni a discutere dell'aumento in bolletta. Che poi c'è stato, se vi ricordate portai la mia di bolletta. Che c'è la sera che... Esatto, avevo un ricordo vago, grazie. Però dico, quello c'è stato nonostante noi avessimo in quell'occasione espresso. No, io in quell'occasione ho perso pure le staffe. Ah, ecco, vero, sì, vero, vero, ricordi, vero. Grazie, ogni tanto mi togli il ruolo. E quindi secondo me è un passaggio di comprensione doveroso. A me questa cosa che lui ha dichiarato dopo che in aula aveva qualche mese fa, forse era aprile o maggio, dichiarato che era complicatissimo stralciare la quota dalla bolletta relativa alla depurazione, oggi non se ne può uscire con un passaggio automatico perché c'è qualcosa che non torna, sembra una propaganda fatta ad hoc. Va bene, allora organizziamo, mandiamo le comunicazioni appena finito, leggiamo il verbale così chiudiamo i lavori e ci programmiamo per questa giornata di giorno 23. E abbiamo il verbale della seduta di ieri, è pronto Mattei? Allora se lo stavi completando lo possiamo approvare.
se lo stavi lavorando, non lo possiamo approvare. E allora non si può fare il verbale. Mi confermi? Non è pronto, va bene, a posto. Va bene. E allora, se domani ci programmiamo per quanto riguarda i giorni successivi, il 24, il 25, non lo so, la settimana, i giorni successivi, alla, mi pare che il 23 è lunedì, quindi martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, quelle quattro giornate, se facciamo un calendario dei lavori domani e così lo stiliamo in maniera da poter fare partire le richieste di convocazione nell'eventualità di convocazione oppure di dibattito. Ma Presidente, visto diciamo anche la necessità che abbiamo evidenziato, o meglio, abbiamo appreso ieri di seguire in maniera puntuale i lavori su queste due arterie fondamentali, la circonvallazione in particolare, io ritengo che possa essere utile, sperando che già su via Monte Pellegrino la situazione si sia abbiamo novità riaperta, non credo, potrebbe essere utile convocare di nuovo l'architetto, non mi ricordo come si chiama, insieme con Di Gangi, il RUP Cittati, infatti, brava Giura, grazie, per comprendere invece lo stato di avanzamento dell'intervento su via le regioni siciliane, visto e considerato è completo e chiudo che praticamente questi lavori ce li stiamo caricando noi come commissione urbanistica, perché sostanzialmente sin dall'inizio, se non fosse stato per l'attenzione della commissione, per il puntuale riscontro che loro ci hanno dovuto dare, per il debito fuori bilancio che abbiamo evidenziato e per il sopralluogo di ieri e della settimana scorsa, possibilmente sarebbe ancora tutto fermo. Quindi diciamo ci sentiamo anche, o meglio mi sento, ma penso di poter parlare a nome di tutti, la responsabilità, quasi fossimo noi gli assessori in carica, di seguire ancora questi lavori e quindi di pungolare, stare su, diciamo col fiato sul collo, per far sì che questi lavori si concludano nel più breve tempo possibile. Quindi diciamo convochiamo Cittati al rientro per comprendere a che punto è la regione siciliana. Posso aggiungere una cosina su questo? Io ho fatto un paio di domande a gente che di lavori pubblici se ne intende più di me, che non è difficile intendersene più di me, però comunque se ne intendono. Mi hanno confermato che non esiste comunque un incarico pubblico dato senza niente di scritto. Una minima scrittura tra le parti deve esistere, nella quale ovviamente si deve fare riferimento alle modalità di pagamento, altrimenti non è concepibile. Non c'è la modalità di pagamento. Ok, lo so che non c'è. Non c'è, okay. Perché è pagamento a fine lavoro. Ok, ora. Non c'è una modalità. Cioè, è già insito nel debito fuori bilancio. No, ma io non parlo sì, ma le modalità di pagamento intendo, si può fare un pagamento in economia, cioè si pagano le giornate, i materiali, i noleggi, si può fare un pagamento a misura, poi si può decidere di pagare per avanzamenti ogni tot di tempo o ogni tot di raggiungimento di una soglia o di lavori o di costi. Queste caratteristiche devono essere scritte, non è che si può fare perché poi lui dice un giorno voglio tanto, non si può fare. Si può fare se uno sistema il bagno di casa propria, ma se stiamo parlando di un lavoro pubblico, anche in urgenza, un minimo di scrittura tra le parti va comunque fatta. Questo per dirvi che intanto vi annuncio che ieri ho saputo che si sta procedendo all'acquisizione, la Regione sta procedendo, forse anche entro due settimane, all'acquisizione dell'area delle cisterne. Quindi io, che a differenza dell'Amarano non vado in vacanza, mi occuperò di portare avanti il progetto del Museo della Seconda Guerra Mondiale in queste prossime
10 giorni, contestualmente io voglio, e ve lo proporrò alla riapertura dei lavori, preparare una nota sicuramente da indirizzare all'ANAC, perché questa gestione dei lavori sicuramente ha delle interferenze con l'anticorruzione e probabilmente, se scrivendo riesco a metterla per bene, anche alla Procura, la Corte dei Conti e quella della Repubblica, perché secondo me questa vicenda dei lavori di via Monte Pellegrino e della circonvallazione ha troppi aspetti, troppi lati oscuri. Sicuramente legati alle difficoltà che ci ha rappresentato ieri Di Gangi sul sovrannumero di incarichi che ha citati, ma non è possibile che la commissione, i consiglieri comunali vengano a conoscenza di una modalità così allegra di gestione di denari pubblici e incarichi pubblici e non decida di andare a fondo. Cioè adesso, al di là della vena polemica che voi mi affidiate, che io non ho nessuna difficoltà a riconoscermi, però qua secondo me la situazione è veramente grave e noi l'abbiamo approfondita e non possiamo fare finta che non siamo davanti a cose che non tornano. Quindi io scrivo, dopodiché il 23 o il 24 ce lo leggiamo insieme e decidiamo se procedere come commissione o, se volete, io vado avanti come faccio tranquillamente anche senza... Ho sentito dire che la Procura ha dovuto fare un'ulteriore integrazione di personale da quando tu sei consigliere comunale della Quinta Città d'Italia, ma al di là della... Sì, ha preso pure, ha dato incarichi anche a Cittati. Per tutto il lavoro che tu hai fatto sviluppare loro. Battuta a parte, che chiaramente è solo una battuta, devo dire che assolutamente io, diciamo, l'ho sempre detto, quindi figurati se non lo posso ribadire, non lo debba ribadire adesso, che questa assegnazione è assolutamente un'assegnazione, a mio avviso, fuori da quelli che sono i canoni richiesti per la somma urgenza. E ad onore del vero, dico, Cittati ce l'ha sempre provata a spiegare, ma non è una giustificazione, più sulla... era sul rischio di perdere le somme, che erano delle somme non del comune, ma delle somme che erano state trasferite per questo tipo di intervento e che se non si fossero impegnate o comunque utilizzate, perché in realtà impegnate non lo sono state mai, si sarebbero perse, che sull'urgenza è mancata. Però Fabrizio, tu lo sai che c'è una piattaforma. Lo sai che c'è una piattaforma messa a disposizione dal Ministero? L'hai citata tu l'altra volta, mi ricordo come si chiama. Infatti, secondo me, l'errore più grande sta nella mancanza dell'alternanza degli operatori economici. Cioè, io oggettivamente la colpa più grande che gli do, fermo restando, diciamo, l'impostazione della procedura, che però forse, diciamo, si possono giustificare, come dire, la buona fede, non la procedura, la buona fede nel non far perdere questi fondi. Ma io l'errore più grande è la scelta del contraente, dell'operatore economico. Non si può prendere la stessa ditta che sta già lavorando su Palermo e fargli fare altri due lavori con la scusa che sta già lavorando su Palermo. Cioè, questa è la scusa per non prenderla, perché tra le linee guida dell'ANAC c'è proprio quella che descrive l'alternanza degli operatori economici, cioè anche nella misura in cui si faccia un invito a più operatori economici, nell'invito successivo non devi invitare gli stessi, a prescindere se poi l'incarico glielo hai assegnato o meno. Questo è proprio previsto dalle linee guida dell'ANAC, proprio per dare l'opportunità a tutti di poter partecipare, di poter, insomma, mettere, diciamo, a frutto le proprie potenzialità e la propria convenienza. Quindi l'alternanza degli operatori economici, qua si è scelta la stessa ditta che già sta lavorando su Palermo, non sappiamo come era stata selezionata, e ci sono stati dati due incarichi. Attenzione, parliamo di cifre irrisorie per il Comune di Palermo, perché sono 200.000 euro e 200.000 euro. Ma è stato Fabrizio, comunque... tu l'hai citato quando parlavamo dei 23.000 euro per il progetto di revamping del forno. Hai citato questa piattaforma di cui non ricordo il nome. Il MEPA, ma ci sono tantissime. Ok, quindi non si procede dandolo a quello perché sta facendo un altro lavoro, vai sul MEPA e nel giro di 2-3 giorni hai l'incarico. No, quindi la scusa anche, che lui porta di perdere i finanziamenti per la tempistica
non regge, poi lui Ma può anche essere molto stato visto. meno, certo. Anche molto meno. In più, ieri ha detto un'altra cosa, Fabrizio. Ieri lui ha detto che l'urgenza era legata alla pericolosità, bisognava chiudere l'aria, cosa Sì, che si può Cristino, ci fare ha provato in tutti i tranquillamente. modi. Sì, si Certo. arrampica, se puoi fare tranquillamente mandando due operai del COIME, se vuoi, o di qualsiasi altra, chiunque, a mettere le limitazioni di cantiere. Non ci vuole Ma non c'è certamente un dubbio, incarico non c'è dato in dubbio. urgenza. Io credo che sia doveroso procedere, chiedere all'ANAC che fa che esiste per questo, se non ci sono gli estremi per considerare che non sia stato fatto tutto quanto nelle possibilità Sono stati dell'amministrazione. commessi degli errori, però io, diciamo, sarò ingenuo, ma a guardare Cittati e diciamo, anche ascoltando le sue approssimative e giustificazioni, oggettivamente non metto. Presidente, hai il microfono aperto. L'ho fatto io. Non metto oggettivamente in dubbio la buona fede. Sì, però Errori Fabrizio non cambia niente gravi. questo, non è che è un No, processo lo a capisco. Cittati. No, Tra lo l'altro loro hanno capisco. delle assicurazioni professionali, credo, come tutti i liberi professionisti. Se uno sbaglia, l'assicurazione interviene. Qua, in buona fede, sicuramente c'è un errore. Sicuramente, perché non si No, procede così. però a mio avviso, ci sono degli errori grossolani che hanno causato dei danni all'amministrazione e alla città. Però, a mio avviso, ribadisco, sono stati fatti in buona fede per limiti importanti, diciamo, delle capacità dei soggetti, per il mancato controllo dell'organo politico. Perché ribadisco, fossi stato io l'assessore, mi sarei seduto accanto all'architetto e insieme con lui avrei fatto tutta la procedura, visto che si trattava, o comunque l'avrei seguito in tutta la procedura, visto che si trattava della strada più importante della città e classificata come la strada più trafficata d'Italia negli anni scorsi. Non me ne sarei stata a dormire, probabilmente a occuparmi di altre Manca la guida cose. politica, è giusto quello che dici, manca Quindi la guida sono politica. assolutamente dei funzionari che hanno dei limiti enormi, perché quando Cittati sarà stato assunto al comune non so per quale importante selezione, certamente non esisteva il MEPA e magari nella sua testa non lo sa nemmeno come funziona, perché non so se hanno fatto dei corsi o altro. È abbandonato a se stesso dall'organo politico, non ha un dirigente che lo segua e che lo supporti e oggettivamente è oberato di mille cose. Quindi a mio avviso io sarei e sono per fare una denuncia netta e chiara se ho contezza che c'è qualcuno che ha cercato di lucrare da una determinata situazione. Se sono stati commessi degli errori, a mio avviso, la mia sensazione è in buona Ma il danno fede. della cittadinanza non lo consideri? Il Non è una danno è cosa da. notevole, l'ho detto pure io prima, l'ho No, lo detto so pure che io lo ha. prima. Lo so che Però l'hai alla detto. fine, Giulia, siccome io sono sempre per, diciamo, provare a fare le cose per la città piuttosto che non farle, se la linea che passa è quella che ogni cosa che si fa, se bisogna andare alla procura, aprire delle indagini, allora fanno bene tutti quelli, e sono la stragrande maggioranza dei funzionari e dei dirigenti del comune di Palermo che hanno deciso. Lo hanno stabilito, anche se non lo dichiareranno mai, che provano a non fare nulla, perché non facendo nulla sicuramente non si sbaglia e si va in pensione sereni e contenti. Facendo invece le cose, provando a risolvere i problemi, provando a intervenire, provando ad aprire i cantieri, provando a chiuderli, si va incontro a difficoltà. Ora, se noi avessimo ravvisato un legame, un interesse o altro, io sono stato il primo, l'avrei già fatta la denuncia alla procura e all'ANAC. Qua, a mio avviso, c'è solo tanta scarsezza dovuta a probabilmente limiti professionali, insieme a tutta una serie di attività che contemporaneamente devono essere portate avanti e quindi la qualità A me il ne tuo discorso mi ha risente. anche convinto, però te la posso fare una domanda sola. Tutto Certo. questo non fa una piega, ma come si fa per non insegnare nessuno a niente da insegnare, però per convincere l'amministrazione attraverso il dirigente e i suoi RUP che esiste la piattaforma del MEPA? Come facciamo? Può Non so essere che che è una. dirti, non ti so rispondere, non lo so, la politica dovrebbe organizzare anche dei corsi che ci sono per i funzionari, dovrebbe provare a seguire i processi, non lo so, cioè, non può, ti ricordi il RUP del forno crematore che ci disse che Certo, non non poteva conosco più nessuno.
Quindi quel, no, non solo non conosco nessuno, ma quello per paura che poi la consigliera Argiroffi, ora me lo consentirai, decidesse... Il segretario generale ha detto di non ricorrere ad affidi. Esatto, che non è assolutamente vero, non è assolutamente vero, però per evitare magari la consigliera Argiroffi poi mandasse le carte alla procura, quello dice io faccio un bando a 3 mesi, così può rispondere il mondo, e le cose non si fanno mai. Ho capito, cioè, ma non quindi... sapeva neanche lui del MEPA, questo ti non sapeva neanche lui probabilmente. Non l'avrà capito neanche adesso, perché l'ha fatto di nuovo, oggi sul giornale c'è scritto a gennaio, quindi ha fatto di nuovo la manifestazione di interesse. Non, cioè, siamo, non serve, diciamo, a niente, chiudiamo in aula, lo diciamo. Anche Sala dice non ha risposto nessuno, non lo facciamo più, e poi di nuovo oggi lo fanno, cioè stiamo parlando di gennaio, forno crematorio vecchio di nuovo ancora a gennaio. Questi, può essere che tu hai ragione, probabilmente non serve a niente se non a colpire l'unico che forse ha provato a fare qualche cosa male, ma ci ha provato, però non ce ne usciamo, i morti là sono 1000. E ancora per la manifestazione di interesse altri 4 mesi, 5 mesi. Forse bisognerebbe farlo alla Prestigiacomo il corso. Qua il corso a tutti. Io quando ho detto attacchiamo la spina, non siete d'accordo, e noi che ne parliamo. Però, giustamente, il limite è questo. Abbiamo questa classe dirigente. Abbiamo questi politici che sono convinti di essere bravi, che stanno governando la città, e noi cerchiamo a testate, con cazzotti, con la procura, con qualunque sistema di andare a sistemare le cose, ma non ci riusciamo, non li scalfiamo, purtroppo è un sistema perverso. Va bene, io devo programmare per il giorno 23, signori, che devo chiamare e mandare le comunicazioni. Se per quanto riguarda domani, cortesemente, se ci fermiamo per fare il calendario o un giorno, 2 giorni, quelli che saranno motivi di incontro, per da giorno 23 a giorno 23 è già fatto, giorno 24, 25, 26 e 27. Se ci facciamo un calendario delle cose in maniera che si possa trovare la soluzione. Io non ci sarò, quindi sarà cura da parte del vicepresidente sostituirmi in questa cosa. Io posso fare soltanto la programmazione di quella settimana, che, ripeto, non ci sarò, e quindi prima di andarmene voglio lasciare tutto sistemato per la prossima settimana. Quindi ci aggiorniamo per domani per quanto riguarda la programmazione. Giulia, se ti ricordi qualcosa in particolare, Fabrizio, qualche cosa in particolare? Sì, perché io riporto l'elenco che avevamo già concordato e partiamo da lì. Uno, Fabrizio l'ha sollevato, che sarebbe quello convocare Cittati e il dirigente e la Prestigiacomo, perché è inutile che ora dobbiamo coinvolgere sempre tutti per quanto riguarda la regione siciliana. Assolutamente. La regione siciliana. Quindi, poi recuperiamo quello che già avevamo, quindi ci sono Ponte Corleone, Accordo Quadro, siamo rimasti, Lottizzazione Genova. Giorno 9. Facciamo, vero. Facciamo un incontro per quanto riguarda il Ponte Corleone, i cantieri su via Regione Siciliana, compreso quello là. Comunque c'è il via Perpignano, il sottopasso di via Perpignano, e poi affronteremo pure i temi dell'accordo quadro per quanto riguarda i ponti, perché a oggi non vedo fatto nulla, la Palma cresce a dismisura, e quindi lo possiamo discutere. Vediamo altri 2 o 3 argomenti da esaminare. Da qui a domani troveremo qualche cosa. Fra l'ordine del giorno e qualche richiesta particolare. Primo, ma l'elenco che abbiamo fatto ancora non l'abbiamo esaurito, quello fatto. Quindi domani. Sì, a posto. Sto dicendo domani. Assolutamente. Guardiamo e diciamo: guarda, facciamo questo e quello. L'aggiungiamo a quello di via Regione Siciliana per il martedì. Il lunedì 23 ci sarà quello che è, per cui è stato motivo dell'ulteriore convocazione,
l'integrazione e poi se troviamo qualche altro argomento lo inseriamo. Abbiamo il tempo materiale di qua domani di guardare l'ordine del giorno. Se siete d'accordo, diamo lettura al verbale, così procediamo all'avvio dei lavori per sì, 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 perfetto. Perché non sarà facile, quindi bisogna utilizzare tanto tempo e poi devo voglio partecipare alla riunione dei capigruppo. Quindi Mattei, per cortesia, se ci dai lettura del verbale odierno e lo mettiamo ai voti e domani approviamo il verbale della seduta di ieri nel sopralluogo. Di ieri. Bene, Presidente. Prego. E allora, l'ho completato. Benissimo. E allora, verbale 153 dell'11.8. Il Presidente alle ore 9.15, scusi un attimo, alle ore 9.15 constatata la mancanza del numero legale e alla presente rinvia alla seduta al secondo appello. Il Presidente alle ore 10.16 alla presenza dei consiglieri Argiroffi e Ferrara dichiara aperta la seduta. La registrazione della seduta, che costituisce parte integrante del verbale, sarà visionabile al link del Comune di Palermo. Per il contenuto integrale della seduta e in dettaglio per tutte le singole dichiarazioni dei signori consiglieri o di eventuali intervenuti, il presente verbale, in assoluta conformità a quanto prescritto dal vigente regolamento di Consiglio Comunale, rinvia alla videoregistrazione della seduta odierna. Argomenti da trattare, comunicazione del Presidente, approvazione del verbale odierno, varie ed eventuali. Il Presidente apre la seduta e chiede alla segreteria, su richiesta, scusi, ho fatto un refuso, su richiesta della Commissione, di procedere alla convocazione della Commissione stessa, provvedendo a inviare un ordine del giorno suppletivo per lunedì 23 agosto sul tema della verifica sui fondi dati dal Ministero per le scuole, invitando gli assessori Marano e Sala, le dottoresse Rimedio, Vallone e Fiasconaro. È considerato che il personale della Commissione si trova assente per ferie, chiedere alla dottoressa Como di individuare un segretario verbalizzante supplente per intervenire ai lavori. La consigliera Giroffi chiede un incontro con AMAP alla luce di quanto riportato da un articolo di stampa sulle dichiarazioni del presidente Di Martino. Il consigliere Ferrara chiede di attenzionare maggiormente i lavori. Scusate, un refuso. I lavori di via Montepellegrino e via della Regione Siciliana con un ulteriore incontro con i tecnici preposti per la conclusione degli stessi. La Commissione apre un ampio dibattito sulle procedure di assegnazione dei lavori. Il Presidente ribadisce di procedere ad una scaletta di incontri dal 24 al 27 agosto per programmare gli incontri e far partire gli inviti in tempo utile. Il Presidente invita la segreteria a dare lettura del verbale odierno. Posso procedere all'appello? Sì, procediamo. Bene. E allora, consigliere Argiroffi? Favorevole. Caronia assente. Ferrara? Consigliere Ferrara? Favorevole, favorevole, favorevole. Gentile assente. Melluso assente. Presidente? Favorevole. Santillo assente. E la Presidente, tre consiglieri presenti, tre favorevoli. All'unanimità dei presenti, il verbale della seduta 153 dell'11 agosto 2021 è approvato. Sono le 10.50, dichiaro chiusa la seduta, auguro buona giornata a tutti, invito la segreteria a staccare la registrazione. Buona giornata.